L'estate è finita. Come sto sti capelli? Vecchio disperato. Sono peggio di Doc Ritorno al Futuro. Ma bentornato su questo canale abbandonato, semi-abbandonato, un po' disperso così. Ma insomma, l'estate bisogna vivere, bisogna uscire. Ma io dico, ma questa idea che ci è venuta a noi esseri umani, no? Di fare dei video davanti alle telecamere, è un'idea che ha preso forte, eh? Abbiamo tante idee buone noi esseri umani, poi ci facciamo sempre un po' prendere la mano, eh? Esageriamo, andiamo un po'. Dici, sì, fare un video, però non è che poi bisogna sempre proprio andare. Tutti che fanno video continuamente con i telefoni, e anche io. come esimermi da questa splendida abitudine del XXI secolo, no? Filmarci mentre andiamo in pezzi, mentre distruggiamo, mentre questa nostra autodistruzione, questo disfacimento, eh. Non faccio eccezione, anche se sono stato un po' distante dalle telecamere, dalle luci della ribalta. Torno con le letture. L'ultimo video, le letture di aprile, quindi maggio, giugno, luglio, agosto e un settembre ben inoltrato in cui siamo ora. Poche letture in realtà in quest'estate smeralda, e dice la gente, dice, ah, c'è l'estate, così ho tempo di leggere, ma c'è l'estate, esci, vai a fare un bagno, fai una passeggiata, cosa leggi? Vabbè, allora vediamo di riprendere così. Come se non lo fosse, facendo finta di niente. Questa è una delle ultime cose che ho preso, forse l'ultima cosa che ho letto stamattina, tanto è sempre tutto a caso. Che cosa vi sto facendo vedere? Ho bisogno di leggere, perché il titolo è Il Bardo Balordo e le sue novelle infami, del collettivo Balordi, i Balordi. Ora, questo collettivo riunisce un po' di autori, alcune nuove leve, alcuni vecchi lupi, in quest'opera un po' stravagante, tutto in bianco e nero, con un disegno curato, ma abbastanza diverso, alcuni sono più grafici, alcuni pittorici. Storie brevi, un po' truci, ambientate in un più o meno fantasy. Questo filo flebile che li unisce è appunto il fatto che siano raccontate da questo bardo balordo. Cosa dire di questo volume? Alcune storie sono più carine di altre, hanno tutte quel gusto un po' alla spugna, no? Quel gusto un po' delle mazzate per le mazzate, i mostri, è roba che può piacere a Dili, questa qua. Quindi questo vi dà già un po' una misura, adesso senza, non voler proprio insultare in maniera così pesante gli autori anche bravi che ci sono qui dentro. Ho fatto una chiacchierata al Bombetta, al festival a cui siamo stati con la Scimmia Blu, abbiamo fatto un incontro, un Joe's Cable Café nella realtà, e c'era anche un rappresentante dei Balordi, Nasco, molto bravo, un autore che io apprezzo già perché ho visto un po' di cose sue online. Diciamo che questo volume se ne va un po' così. Sapete che io non è che ami particolarmente le storie di purazione, no? Di movimento. Alcune sono mute, alcune verbose, alcune sono ironiche, alcune sono drammatiche. C'è sempre un po' questa violenza per la violenza, che io non ne ho un grande fascino per questa cosa qua. Per cui resto sempre un po' stranito, non è che dica non sono belli, però non capisco bene perché lo facciano. Disperati ragazzi miei, c'è già così tanta violenza nella realtà, fatico un po' a questa aggiunta di violenza nella narrativa, non la capisco tanto, ma avrà un suo senso, tra le tante cose che gli esseri umani fanno c'è anche questa. Secondo me, per chi piace, è divertente, è fatto bene. Se posso fare un appunto un po', come dire, da precisino della fungia, ma anche un po' strano, ma anche un po' da così, forse si poteva stampare un pochino più piccolo. Perché ci sono queste tavole che non hanno molte vignette, per lo più hanno 3-4 vignette, a volte 2-3-4 vignette per pagina. Su sto paginone così, secondo me, invece che guadagnare, un po' perdono. Alcune cose sono molto dettagliate, per cui effettivamente è vero che un formato più piccolo li avrebbe un pochino, però secondo me la maggior parte dei lavori perdono un po' così grossi. Sono così grosse queste tavole che a volte non capisci cosa devi fare, cosa devi guardare, devi un attimo allontanarti. Un 17-24 forse andava bene lo stesso, risparmiavate voi, risparmiavamo noi. Vabbè, ora proprio questione di formato, vabbè, ma dai, cioè poi bisogna sempre. Dai, ma cosa ti metti a chiedere i fumetti più piccoli? Uno squinternato solo io. Allora, qui sopra invece ho lasciato Winterworld, che è di Dixon e Zaffino.
della Cosmo, la Cosmo che recupera roba qua e là, non so neanche bene questo da dove arriva. Comunque, questo è proprio un'avventura per l'avventura anche qua, no? Anche questa roba qua, roba che io non capisco tanto. Me l'ha imprestato, il piccolo replicante, seguitelo su Instagram per sapere fumetti che io non leggo. E ultimamente sta fissa con Dune, ha fatto un bel lavoro, ha messo insieme tutte le robe di Dune. Seguitelo su Instagram, il piccolo replicante, che ringrazio che mi ha prestato questa cosa qua. Non so bene, sperando, perché sa che non poteva, disegnato benissimo, lavoro minuzioso, realistico, anche divertente. Vabbè, veramente inutile, veramente ragazzi, ci stanno i cannibali, i vichinghi, è una cosa senza senso. Qua abbiamo la rivista Burro, che è praticamente la rivista del Trauma Fest, che è un festival underground autoprodotto a Rimini, collettivo di artisti a Grotta Rossa, direi, che è un centro sociale occupato. Grotta Rossa. Sai che oggi l'ho giochiata quella, e era da tanto che non mi mettevo a leggere gli articoli di una rivista. Ne ho letti diversi. Credo fossero anni che non facevo una cosa del genere, se devo essere onesto, come brutale, come sempre, sono. I fumetti sono magari fatti bene, da autori anche, secondo me, validi, un po' pregnantissimi, ecco. Dici, vabbè, queste tre pagine, sono contento che le hai fatte, ci fa piacere, compagni che ci avete fatto queste tre tavole. Quindi capisco anche poi che ti fanno. Sono belle, nel senso, magari sono fatte bene, però non è che ci sia sto grande pregnanza, ecco. Però la rivista è figa, loro sono bravi. Anche uno dei rappresentanti di Burro, Francesco, era presente all'incontro che abbiamo fatto, intervistato, una persona preparata, sa un sacco di cose. Un collettivo da tenere d'occhio, questo, più da un punto di vista politico che di fumetti, perché loro raccolgono robe di altri, però ci stanno simpatici. Allora, facciamo così, visto che ho iniziato con questa roba qua, forse finiamo anche con, mettiamoli tutti gli altri. Questo di Storie Brutte, che è un altro collettivo sempre presente a Bombetta, sempre che ho intervistato, loro sono veramente veramente un collettivo molto interessante. Sono in tre, disegnatori, sceneggiatori, un po' tutto, fanno un po' tutti tutto, direi, se ho capito bene, a fasi alterne. Uno un po' disegna, uno un po' scrive, uno un po' scrive, uno un po' disegna, qualcuno un po' colora, un po' disegna, un po' scrive. E sono storici di formazione, appassionati e storici proprio, e fanno questi fumetti che sono storie immaginarie ma in un passato realistico, molto documentato. Piacevole questa lettura, il primo volume di una storia lunga, Mazzate medievali, 1355. A me piacciono questi disegni qua, semplici, funzionali, fanno proprio un bel Tanto fumetto, ma c'è una bella atmosfera, anche i colori. Forse la stampa è venuta un po' scuretta, però quello succede a volte. Sì, secondo me la stampa è la carta si è magnata un po' tutto. Sai, quando fai una colorazione un po' scura che ci sta, poi perdi contrasto. Perché quando vai a stampare in digitale, i neri si impastano un po', i colori scuri si impastano. Però, a parte queste cazzate mie che dico così da finto tecnico, il fumetto è piacevole, proprio, sì, divertente. E poi sono degli squinternati, ci hanno messo tutta della roba storica in fondo, di spiegazioni di da dove vengono le cose, quello che succede, diciamo, non la storia in sé che raccontano, ma l'ambientazione in cui viene raccontata, c'è la loro bibliografia e... Insomma, questi qua sono da tenere d'occhio, gente che lavora tanto, studia, gente che studia, nerd pesanti, finiti, Li ho presentati a Paolo Interdonato, dopo un minuto hanno iniziato, non lo so, litigare sul Signore degli Anelli, non lo so, me ne sono andato, lasciati lì, tanto Paolo parla, loro pure sono presi bene, parlavano, non lo so, io me ne sono andato. Quindi andiamo avanti con la gente intervistata, e forse direi anche che ho finito, perché poi... ho intervistato anche Mamma Aiuto, ma vabbè, basta, Mamma Aiuto, che lo dovevo ancora dire di Mamma Aiuto. Abbiamo Playlist, anzi, Disease Playlist, collettivo Amianto. Questo è stato fatto con un crowdfunding al quale avevo partecipato. Carino,
carino. Questo tema musica utilizzato in maniera un po' anche obliqua, una bella grafica, questi ragazzi qua sono bravi, di un collettivo editoriale appunto, diciamo, c'è uno zoccolo duro che è proprio interessato molto anche a come si fanno i libri, a come si fanno i fumetti, e poi loro hanno fatto un open call, hanno chiamato vari autori per interpretare questo tema, e ci sono delle cose interessanti, delle cose carine. Direi niente di sconvolgente, però neanche niente di brutto, considerando che ci sono quante storie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 storie, 11 con la bonus track degli autori fondatori del collettivo. Beh, mica male ragazzi, mica male. Queste 10 storie che arrivi in fondo non ti vuoi ammazzare, è tanta roba già, Bel lavorino. Anche loro, ospite della nostra chiacchierata che abbiamo fatto al Bombetta, abbiamo detto delle cose interessanti, e quindi insomma adesso chiudiamo questa gente qua, che è gente che conosco, quindi non è che proprio posso dire che hanno fatto una merda, perché poi li vedi così, no? Dici pare brutto. Allora, andiamo avanti con della roba. Io sto continuando a leggere L'Immortale, qua c'è il 2, ma ragazzi, vabbè. Inizio a far... ecco, vabbè, sempre un piacere, bellissimo, cosa ve lo sto a dire. Inizio la vecchiaia, inizio a faticare un po' con sta violenza, al di là di quella brutta, un po' così gratuita, non mi fa tanto effetto, non so come dire, mi annoia un po', non ne capisco bene il motivo e mi annoia. Questa qua, che è una violenza molto estetica anche, no? Disegnata in maniera molto estetizzante, molto ricercata, anche c'è una violenza anche psicologica, una violenza... veramente intriso di violenza questo fumetto, e non lo è gratuitamente secondo me, però cazzo fatico un po', mi sta un po' pesantendo, cioè tutto sto sangue, ma anche le cose che si dicono, le cose che si fanno, sono proprio delle torture uno dietro l'altra. Ho iniziato a accusarlo un po', la vecchiaia non lo so, però aveva sempre disegnato bene, grande ritmo, divertente quando non ti fa vomitare. Abbiamo invece poi Beast Complex, che è un volume che raccoglie storie brevi ambientate nell'universo di Beastar. Beastar siamo quasi alla fine, sono quasi alla fine, c'ho da leggere il 19, comunque secondo me tiene botta. Queste sono tutte storie brevi basate su un rapporto tra due animali diversi, non di specie non compatibili, no? Molto distanti tra loro. Mette in scena questa dicotomia delle specie. C'ha sempre un po' le sue cose, le sue dinamiche, si ripete sempre un pochino a volte su alcune cose, però c'è anche sempre qualche invenzione. A me piace, secondo me questa è una grande autrice. Con tutte le polemiche che possiamo fare, è una grande autrice. Poi ho letto Rocky Joe 1 e 2, che tutti mi dite, ma Rocky Joe, ma hai letto Rocky Joe, ma come, ma non hai letto Rocky Joe, ma allora bla 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 bla, l'ho letto Rocky Joe. Allora, è chiaro che è bello, un lavoro che si vede che è importante, c'è questo ritmo particolare, questa ironia, la satira, no? La satira anche feroce, anche nella rappresentazione delle classi, non tanto delle classi intendo economiche, no? Quindi c'è questo sottoproletariato devastato che vive ai margini di una società estremamente violenta e che risponde con altrettanta violenza a questa società che lo emargina, che lì emargina, c'è tutto un quartiere che viene raccontato, in particolare nei ragazzini che seguono Rocky Joe all'inizio, la polizia, il riformatorio, tutto esagerato, tutto sopra le righe, anche appunto questa ironia tremenda, anche a volte un po' scorreggiona. Qua c'è un grande narratore all'opera, io dico bello, si vede, è importante, ci sono delle sequenze di mazzate, tumefazioni anche qua, che dopo un po' di pagine, poi picchia di qua, picchia di là, picchia di qua, pugni, finché proprio non sono smontati, c'è tutta la faccia spostata da un lato, ma vanno avanti perché... E vanno avanti a picchiarsi perché è pugilato, perché qualsiasi altro motivo. Io dopo un minuto, però che cazzo veramente, e dopo un po' mi annoia. Credo che andrò avanti ancora un po', non so se riesco a finirla, non so bene quanti numeri sono. Scirocco, Bao, sì.
Giulio Maccaglione è un autore che ormai ha una certa solidità, ha già dato prova di vari volumi lunghi, che scrive e disegna. Un bel autore, un bel disegnatore, c'è un bello storytelling, le cose funzionano. Ecco, un po' verbosetto per i miei gusti, a volte qualche scambio di battute un po' argute o descrizioni, diciamo, di cose che le persone fanno. Forse bastava anche il disegno, perché comunque c'è un disegno ricco. Un po' freddo a volte questo disegno, preciso, descrittivo, però a volte per me un po' freddo. Una storia semplice, lineare, molto umana, molto, molto realistica, che si legge volentieri. Ci sono questi momenti di grande affetto, questi momenti di commozione anche, no? Non sto a dirvi di cosa parla, che se ne importa, ve l'ho detto, una storia familiare, è un momento in cui si affrontano vari nodi delle esistenze di una nipote, di un padre e di una nonna, di quella nipote di cui prima. In pochi mesi si risolvono alcune questioni centrali delle vite di tutti e tre. Senza forzature, è una cosa che funziona bene. Un buon lavoro, una narrazione matura. Si può spingere un po' di più forse, sia nel disegno che appunto c'è un po' forse la paura che di non essere capiti ancora un po', no? Un po' di insicurezza in alcune cose, appunto alcuni discorsi un po' troppo descrittivi, troppo precisi, no? Un po' troppo per il lettore, un po' meno per i personaggi, e forse anche nel disegno, lasciarsi un po' andare, no? Lasciare un po' andare sto pennello, farlo andare, perché secondo me c'è sto pennello, c'è, però poi c'è anche forse la paura che dici, ma se faccio così esagero, non si capisce. Invece secondo me bisogna sempre esagerare, sia nel bene che nel male, come diceva il maestro Iannacci, sempre esagerare, comunque è un buon lavoro. Andiamo avanti con Ferraris e Chiocca, La cicatrice. Di Ferraris ho letto anche La lingua del diavolo, perché qua è disegnatore di un reportage. Questa cicatrice è la linea di confine che unisce e divide il Messico dagli Stati Uniti, in particolare alcune zone in cui lui assieme allo sceneggiatore sono andati proprio lì a visitarla, hanno fatto questo reportage. Bello, bel lavoro, fortissimo, un libricino però veramente denso. Naturalmente qua si sente l'autorialità molto più nel segno che nella storia, perché le storie sono racconti, cronache di quelle zone, però appunto raccontate con una certa ferocia di segno da parte del Ferraris. Il Ferraris non si tiene quando va a fare questi lavori qua. Un bel autore qua abbiamo, un bel autore che ha una carriera anche già lunga e strana, diciamo, perché ha diversi libri come autore di graphic novel, diciamo, tra cui appunto anche La lingua del diavolo, che ho letto sempre quest'estate, non ce l'ho qua perché l'ho prestata a qualcuno. Molto bello anche quello, una storia di un'isola che è vulcanica, che a un certo punto è sorta vicino alle coste della Sicilia. Storia vera, cioè quest'isola effettivamente è sorta un'isola. Comunque se la sono un po' disputata le potenze coloniali dell'epoca, quindi arrivavano i francesi, ci mettevano una bandiera, gli inglesi ci mettevano una bandiera. Una cosa ridicola, quest'isola era uno scoglio vulcanico che poi di nuovo si è sommerso dopo poco tempo, e racconta una storia, diciamo, inventata, ma legata a quel luogo, più o meno inventata, un po' vera, un po' no. Bello, un bel lavoro, molto, molto intenso anche quello, con questo segno esagerato, sparato, cazzo, buttato lì, inevitabile, un segno inevitabile. La cosa appunto divertente e particolare è che è un disegnatore Disney che ha lavorato su molte storie Disney, proprio su Topolino, quindi la sua carriera come autore, diciamo, come fumettista è Disney, però poi ha questa doppia vita di autore. C'è una certa potenza, l'abbiamo intervistato insieme a Rosso, in quel ciclo di incontri che abbiamo fatto inizio estate. Andateveli a recuperare, l'audio è un po' così perché eravamo all'aperto, insomma l'audio non è micidiale, però diciamo delle cose interessanti. Quindi anche La lingua del diavolo, che non ho qui, bello, consigliato. Per rimanere sugli autori intervistati in quel momento, mi sono riletto, proprio per andare a intervistare Lorena Canottiere, questo Salvo imprevisti, uscito per Oblomov già qualche anno fa,
3-4 anni fa forse. No, 2019, 2 anni fa. C'è sempre questa cosa qua, ragazzi, che col Covid non si capisce più. A volte sembra che siano 3 mesi fa e invece sono 2 anni e 3 mesi fa, perché il Covid ha levato 2 cose, oppure sembra che sia passato tantissimo tempo e invece è appena successo. Salvo imprevisti, un libro che racconta varie storie da vari punti di vista che si intersecano un po' così. La forza di Lorena sta nel disegno, nella messa in tavola, nel colore, nella capacità di creare questi momenti rarefatti, a volte intensi, a volte rarefatti. Insomma, un ritmo, una capacità di giocare con stili diversi, emozioni diverse. Le pagine ti danno delle robe a prescindere da quello che dalla storia che stai seguendo. No, qua ci sono varie storie, vari punti di vista, vari personaggi che si confondono un po' le une con le altre, legate un po' flebilmente, perché sei confuso, ma è un bel confondersi e giri per queste pagine, è bello. L'autrice che ne sa. Ho intervistato anche lei e quindi andatevi a rivedere anche quell'intervista se non l'avete vista, che è molto bella, la sua proprio, Gli albi della nostra vita, la serie che ho fatto per iniziare il canale. E però poi anche l'ho intervistata assieme a Rosso in questo ciclo qua, e c'erano lei e Daniel Quescio. E anche quello è stato un bel incontro divertente. Quindi recuperatevi questi video, tutta la roba che ho fatto. State qua di Raffa, un video nuovo, sempre video nuovi, ma c'è i video vecchi e guardate i video vecchi, l'avete già visti i video vecchi? E vabbè, faremo dei video nuovi. Mingo, questa è una storia particolare, una roba divertente, eh? Questo praticamente è un italiano che è andato in Giappone perché voleva fare il fumettista e ha fatto il fumettista, ha fatto l'assistente per vari mangaka, o forse per uno solo mangaka, non lo so, adesso non so bene la storia. Comunque ci racconta questa storia, carina, divertente, gag di un italiano in Giappone che trova altri italiani, insomma c'è questo giochi di stereotipi sia sugli italiani che sui giapponesi. È carino, c'è un bel ritmo, le gag alcune funzionano, si lascia leggere. Il disegno un po' non è solidissimo, come vedete, però è proprio total manga. Del resto lui è andato lì apposta a fare quello. Il disegno non è solidissimo, ma ti dà proprio l'impressione di quelli che devono far ballare le gambe. Sta storia va fatta, la disegno anche un po' così, ma bisogna pubblicarla. E a me a volte non dispiace questo stile qua a tirar via. Tokyo Alien Bros. Questo è il terzo volume, il 2 c'è da qualche parte che non so più dov'è. Comunque li ho letti tutti, era finito, era il terzo. Non capivo bene se mi piaceva o non mi piaceva. L'ho letto tutto, sono andato in fondo, ancora non ho capito se mi piace o non mi piace. Però il fumetto fatto benissimo, disegnato molto bene, divertente, buoni sentimenti. Sì, insomma, trascurabile, però carino. Cioè, non prescindibile, però piacevole. E qua invece finiamo, direi. Magari c'è qualcos'altro che ho letto, non lo so più. Però finiamo con questa bombetta invece. Sta qua è una bombetta. Consigliato, quasi obbligato da Rachele Buzz Bazurka a prendere An Imitation from a Crab di Pampania, autor di cui non sappiamo neanche il genere, non sappiamo quasi niente di questo autor. È strano, fortissimamente weird questo fumetto. Atmosfere oniriche a palla proprio. Disegno che va da appunto cose così. Guarda qua, si capisce un cazzo. Bellissimi. Disegni confusi, a volte super sintetici. Poi ogni tanto ci sono questi paesaggi che invece sono tremolanti ma dettagliati. Qua siamo di fronte a un lavoro veramente molto molto interessante. Sono tutti racconti brevi, a volte poche pagine, a volte invece 30-40 pagine. Questi racconti che non si capisce bene dove vanno a parare, con certe ferocità qui e là, ma allo stesso tempo delle tenerezze, questi momenti un po' puccettosi, ma sempre in un'atmosfera super super straniante. Quindi loop, proprio il sogno, quando sei su un treno che si ferma sempre nella stazione sbagliata, oppure sei in un posto in cui dovrebbe esserci gente invece non c'è nessuno, o viceversa,
scendi, apri una porta, c'è sempre stato qualcosa dietro quella porta, invece c'è qualcos'altro. Quell'atmosfera lì, quel tipo di atmosfera lì, che parte dalle cose normali, quotidiane, appunto, prendi l'autobus per andare a fare la spesa e boom, vieni catapultato in mondi che sono lì e non sono lì, ok? Questo è, diciamo, l'atmosfera che va a ricercare Pampania, frammezzati da raccontini, così. Trovo anche questa edizione bella, mi piace, misteriosa. Dietro c'è una foto di Cavi. E questa cosa qua, diciamo, il mistero nella quotidianità, il surreale nella noia, l'inquietudine della cameretta, ma neanche della cameretta, del cortile. Bello, bello, forme strane, cose che non si capiscono, personaggi. Cos'è sta roba? Guardatelo, voglio, va avanti, ne faranno degli altri. Questo è il primo volume, direi, di una collanina. Sì, infatti, lavori appunto di Pampania. Questo è il primo volume, ne prenderò gli altri. Non so se è già uscito qualcosa, ma mi sa di sì. Consigliatissimo. Qua, se vi piace Kafka, se vi piace quella roba lì, proprio ce l'avete a nozze. Mi ha ricordato uno scrittore russo che si chiama Charms, mi sembra, Daniel Charms. Che c'ha sto nome inglese se è russo? Comunque, e se non ricordo male era Disastri, sto volumetto, erano tutti cose, frammenti, racconti un po' presi da un diario personale, un po' inventati. Ecco, questa cosa qua, un diario personale che sconfina nell'incubo. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Come primo video dopo questa lunga e finita estate smeralda, mi sembra di aver già parlato abbastanza, sono esausto, sono sudato, finita l'estate oggi. Ma non mi arrendo. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.